Il contatto radio Popolare Network. Seconda parte di Riserva Indie, quella dedicata agli ospiti in studio. Con noi questa sera Eris Pluvia, bentornati. Ciao, ciao a tutti. Bentornati. Allora ragazzi, presentatevi al nostro pubblico. Paolo Racciti, tastiere, pianoforte. Ciao, Alessandro Cavatorti, chitarra. Matteo Noli, voce chitarra. Matteo, voce chitarra dall'oltretomba. Devi avvicinarti di più perché altrimenti non ti sentiamo. E poi una presenza femminile. Sì, la new entry Roberta Piras, flauto e vocals. Benissimo, allora chi, sei tu il portavoce della band? Ma siamo tutti. Allora, dopo un anno tornati, non so se avete notato le migliorie del nostro studio, un servizio catering assolutamente fantastico, di primo ordine, l'aria condizionata nello studio, insomma una radio assolutamente in evoluzione, sembra quasi di essere sullo yacht di Briatore. Meglio che yacht, quasi, meglio. E considerate che qua paghiamo l'IVA sui carburanti, non andiamo a fare benzina alle Cayman e poi veniamo qua. Allora, Matteo, parliamo un po' di questa. Tu sei la new entry, la scorsa volta non c'eri. Sì, l'altra volta non c'ero perché avevo dei problemi e stasera sono qua. E allora a te il compito di rompere il ghiaccio. Allora, innanzitutto ripeto chi sono, visto che nessuno mi ha sentito prima. A parte forse. Sono Matteo Noli, voce chitarra. A parte la cimice dei servizi segreti sotto la scrivania, poi nessuno ti ha sentito. No, niente, io sono entrato con i ragazzi nel 2005. La cosa più bella per me è stato il fatto di trovare prima di tutto degli amici e poi dei musicisti che mi hanno insegnato veramente tanto, e a loro devo molto, insomma, sono molto riconoscente a loro. E poi mi sono divertito tantissimo a lavorare i brani, che poi chiaramente è il lavoro di un gruppo, ecco. Gran fan del prog anche tu? Sì, direi di sì. Allora, Alessandro, a te la voce e a te parlare di questo nuovo album, introdurci all'ascolto del primo brano che poi è la title track dell'album. L'album si intitola? Third Daylight. Ok. Dunque, innanzitutto questo è il brano d'apertura, il brano che potremmo considerare come un overture a tutto il disco. Ed è il brano che ci racconta di come, risvegliandoci una mattina, ripensiamo a delle parole che sono evocate da dei sogni e ci conducono in realtà a una nuova dimensione, insomma. Quindi puoi dire qualcosa, Paolo? Paolo, a te la voce, aggiungere qualcosa. Ma sì, questo è un po' un viaggio, un percorso che dura da tanti anni, perché il nostro gruppo ha una vecchissima storia, come tu sai bene. E dopo tanti anni c'è stata una nuova chiamata, qualcosa che ci ha risvegliato e ci ha riportato a concepire. Intanto notate la finezza del DJ che ha fatto partire già il brano solo. È fantastico, è sempre una chicca. Ci ha riportato a pensare di concepire un nuovo album dopo tanti anni. Speriamo di essere riusciti nell'intento di accontentare chi ci ascoltava un tempo e di raccontare un po' tutta la nostra storia in questi pochi minuti di musica. Allora, tra poco poi ci direte tutto dell'album, del concept che sì, c'è dietro questo album. Intanto ci ascoltiamo la traccia d'apertura. Vuoi presentarla tu? Third Eye Light. Eris Pluvia. Thank you.
Eris Pluvia, traccia di apertura del loro nuovissimo album. Allora Paolo, parliamo un po' del concept, dei temi che tratta questo album. Beh, il concept ovviamente è abbastanza autobiografico, racconta un po' la nostra storia e abbiamo usato un escamotage di una mostra di quadri e ogni quadro racconta un momento, una sensazione, un'emozione, qualcosa che parla di noi, che parla del nostro passato e spero del nostro futuro. Il protagonista al momento del risveglio, quando ottiene questo messaggio, trova abbandonato su un tavolo un invito a una mostra di quadri. In questo invito lui si riconosce in qualche modo, riconosce qualcosa che gli appartiene, quindi incuriosito decide di accettare questo invito e si reca a questa mostra di quadri. È entrato nella mostra, inizia a vedere stralci, momenti della propria esistenza raffigurati nei dipinti. Questo ovviamente è strano e dà adito a varie chiavi interpretative, vari livelli interpretativi. Ovviamente ognuno può leggere nella storia qualcosa di sé, noi l'abbiamo scritta in una certa ottica, raccontando dell'arte, del gruppo, di quello che abbiamo vissuto, di quello che come si è sviluppata la nostra musica e la direzione in cui siamo finiti. Ecco, chi è che ha scritto la storia dietro questo album? La storia è partita da un'idea di Alessandro insieme a Alessia Ceri, che a quattro mani, lavorando tanto e con assiduità, sono riusciti a mettere giù questa Tales. Quindi Ale forse più di me è informato. Alessandro, il processo dalla storia scritta poi alla musica. Sì. Come si evolve, come sviluppi poi questa idea, come la porti in musica, la trasformi in musica? Beh, non è semplicissimo, perché ovviamente devi partire da un testo in italiano e poi devi tradurlo, diciamo, in testi in inglese con una certa metrica. E quindi metterci anche, corredarlo poi con tutta la musica. Sì, beh, diciamo che noi siamo partiti da dei brani che avevano un loro sviluppo musicale già definito e poi abbiamo utilizzato questi brani e abbiamo sviluppato delle linee melodiche con delle metriche precise e su queste abbiamo adeguato poi. C'è stato un lavoro abbastanza impegnativo. Ogni brano ci ha creato un'immagine. E ogni brano, chiaramente, sì, esatto, era un'immagine diversa, insomma, quindi l'immagine della traccia 2 che andiamo a ascoltare adesso, quale immagine? Rain Street 19. È il momento che ti ha raccontato Paolo, quando questa persona si sveglia e trova il suo invito per questa mostra di quadri che si svolge proprio in Rain Street 19. Bene, ce l'andiamo ad ascoltare allora. Rain Street 19, loro sono Eris Pluvia.